Perché è necessario avere un sistema di riferimento terrestre globale? Come possiamo conoscere l'attuale velocità di innalzamento del livello del mare in diverse regioni della Terra? In che modo navi, aerei e auto a guida autonoma possono conoscere con precisione la loro posizione così da arrivare in modo sicuro a destinazione? In che modo possiamo quantificare deformazioni e spostamenti della crosta terrestre causati dai cambiamenti climatici, dai rischi naturali, dal movimento delle placche terrestri, dall'attività sismica o dallo scioglimento delle calotte polari? In che modo ingegneri e topografi determinano la corretta direzione di un tunnel durante la sua costruzione o definiscono i confini catastali? In che modo si determinano le posizioni di immagini e dati telerilevati dai satelliti di osservazione della Terra? In che modo è possibile determinare la posizione di punti sulla superficie terrestre che è in continua evoluzione e confrontare tale posizione con quelle che questi punti hanno avuto in passato? In che modo possiamo veramente conoscere la dinamica del pianeta che è la nostra casa? Le risposte a queste domande e ad altre di questo tipo dipendono tutte da un concetto fondamentale, quello di sistema di riferimento terrestre. In modo schematico, un sistema di riferimento terrestre globale è definito da un sistema di tre assi cartesiani ortogonali X, Y, Z, solidali con la Terra. L'intersezione dei tre assi coincide con il centro della massa della Terra. Gli assi X e Y sono nel piano equatoriale e l'asse Z è orientato verso il polo nord. Attraverso questo sistema di riferimento è possibile definire la posizione di un qualsiasi punto o oggetto posto sulla superficie terrestre o nello spazio vicino ad essa mediante tre numeri, chiamati coordinate, riferiti a tre assi. L'importanza del sistema di riferimento terrestre è stata riconosciuta dalle Nazioni Unite in una risoluzione presa durante una sua assemblea generale, denominata Global Geodetic Reference Frame for Sustainable Development. Tale risoluzione riconosce il crescente bisogno di servizi di posizionamento sempre più precisi, l'importanza economica di un sistema di riferimento terrestre globale e la necessità di migliorare la cooperazione internazionale in geodesia. Il sistema di riferimento terrestre è uno dei molti prodotti che l'Associazione Internazionale di Geodesia, IAG, è in grado di fornire pubblicamente e gratuitamente. A tal fine, la IAG collabora con centinaia di organizzazioni e di agenzie governative in tutto il mondo per dare informazioni sulla posizione e la navigazione, che sono di vitale importanza per la scienza e la società e che sono inoltre alla base di altre tecniche di osservazione e telerilevamento della Terra. Al fine di consentire l'interoperabilità e la coerenza dei prodotti della geodesia e per permettere un uso effettivo delle misure ottenute da sensori a terra o posti sui satelliti, è necessario disporre di un sistema di riferimento terrestre standard, unico e globale. Il sistema di riferimento terrestre internazionale, ITRF, è il sistema raccomandato non solo dalla IAG, ma anche da altre associazioni scientifiche internazionali, quali la International Union of Geodesy and Geophysics, IUGG, come sistema di riferimento terrestre standard per le applicazioni che hanno a che fare con le scienze della Terra e il posizionamento. L'ITRF, assieme all'International Celestial Reference Frame, ICRF, è il sistema di quote fisiche, forma
quello che viene chiamato il Global Geodetic Reference Frame. Come viene realizzato il sistema di riferimento terrestre globale? L'ITRF è basato su attività di collaborazioni internazionali che dipendono da finanziamenti di agenzie geodetiche spaziali nazionali, così come da attività di università e gruppi di ricerca. Per la realizzazione dell'ITRF si utilizzano quattro tecniche geodetiche: Doppler, Orbitography and Radio Positioning, Integrated by Satellite, DORIS, Global Navigation Satellite Systems, GNSS, Satellite Laser Ranging, SLR, Very Long Baseline Interferometry, VLBI, che si basa sull'uso di radiotelescopi che ricevono segnali da radio sorgenti extragalattiche, dette quasar. Queste tecniche sono organizzate in servizi scientifici che sono parte integrante della struttura dell'Associazione Internazionale di Geodesia. La realizzazione dell'ITRF si basa sulle misure fornite dagli osservatori geodetici che sono distribuiti sulla Terra e che dispongono di una o più tecniche tra quelle menzionate in precedenza. I dati così ottenuti sono inviati a centri di raccolta dati che li mettono a disposizione così che possono essere analizzati e combinati tra loro. L'ITRF è materializzato attraverso le coordinate tempo varianti di più di 1800 strumenti di osservazione geodetica della Terra. Ciò è realizzato con precisioni millimetriche su periodi di molti anni. L'integrazione delle quattro tecniche geodetiche al fine di ottenere l'ITRF si basa su osservatori dove sono presenti due o più strumenti geodetici relativi a due o più metodologie di osservazione che operano in modo indipendente e che sono connessi tra loro mediante tecniche geodetiche di adeguata precisione. Questi siti sono fondamentali per la realizzazione dell'ITRF. Inoltre, la combinazione di diverse tecniche permette di valutare e validare la qualità e l'accuratezza delle osservazioni e di definire altri prodotti geodetici. In che modo l'ITRF ci permette di comprendere la dinamica e la deformazione della Terra? Le coordinate dei punti in ITRF sono dipendenti dal tempo, per via delle continue variazioni della superficie del nostro pianeta. Queste variazioni temporali sono causate da innumerevoli processi geofisici, quali quelli della tettonica a placche, e sono visibili nelle velocità stimate delle stazioni dell'ITRF 2020. Inoltre, l'ITRF è utilizzato per modellizzare, definire e comprendere le variazioni di posizione causate da rischi e disastri naturali. Ad esempio, ciò è di rilevanza nei tentativi volti a ridurre il rischio di catastrofi legate a terremoti devastanti, quali gli eventi sismici avvenuti in Cile e Giappone, dove gli spostamenti ecosismici hanno raggiunto più di 3 metri. Inoltre, il monitoraggio dei cambiamenti climatici e dei rischi a questi connessi sarà sempre più importante nel tempo. La geodesia contribuisce in modo determinante all'analisi di tali rischi attraverso il sistema di riferimento che permette di avere osservazioni di elevata precisione del sistema Terra. Ciò permette, ad esempio, alle comunità costiere di meglio comprendere i fenomeni fisici in atto e di ridurne i potenziali rischi. Sia per applicazioni scientifiche che per operazioni tecniche a livello regionale, è importante avere un accesso affidabile al sistema globale ITRF. A tal fine si sono realizzati sistemi di riferimento a scala regionale
mediante reti regionali di stazioni GNSS. Tali sistemi sono allineati all'ITRF mediante opportune trasformazioni analitiche che ne garantiscono l'interoperabilità in tutte le applicazioni di posizionamento. Opportune sottocommissioni regionali della IAG sovraintendono al mantenimento di questi sistemi di riferimento. SIRGAS per l'America Latina, NAREF per il Nord America, EUREF per l'Europa, AFREF per l'Africa e APREF per l'Asia e l'Antartide. Gli importanti benefici sociali di un sistema di riferimento globale stabile e accurato nel tempo continueranno a favorire lo sviluppo di applicazioni innovative relative alla geolocalizzazione, sempre basate sui dati delle quattro tecniche geodetiche opportunamente integrate. La prossima volta che userete il vostro smartphone per posizionarvi e navigare, ricordatevi che la tale posizione è quella di un punto che appartiene ad un sistema di riferimento terrestre globale che esiste grazie alla geodesia.